Primo stop in campionato per le Tigri della Promo Ball che perdono la gara valida per la terza giornata del girone D del campionato di Serie C Lombarda. Le ragazze di Flero cedono infatti per 3-1 contro la Volley 2.0 Enercom di Crema. La gara è caratterizzata da un avvio di un primo set giocato sottotono dalle ragazze locali, reso tuttavia vincente da una fiammata di Marinoni che, grazie a 5 ace consecutivi, permette alla Promo Ball di portarsi in vantaggio nel computo set per 1-0. Nel secondo parziale l'inerzia del match inizia a tendere a favore delle ospiti sin dalle prime battute. Le ragazze di Crema infatti giocano una pallavolo fluida ed efficace, creano un break di 7-17 che indirizza inevitabilmente il parziale. Marinoni in battuta tenta la clamorosa rimonta portando il punteggio sul meno 5 a quota 13-18, ma il controbreak della Enercom è decisivo e porta il punteggio in generale parità, chiudendo il set numero 2 sul 18-25. Il terzo set combattuto e divertente vede le due squadre battagliare punto a punto fino al 15-14 in favore della Promo Ball. Decisivi per la vittoria del set sono due break di Crema, rispettivamente 4-7 e 2-4, che permettono alla Enercom di effettuare il sorpasso portando il parziale sul 19-21 prima, per poi chiudere il set sul 21-25. Il vantaggio per 2-1 e il sorpasso nel computo set ottenuto in rimonta dalle ospiti taglia le gambe alle ragazze di coach Taramelli che nel quarto decisivo set non riescono mai di fatto ad entrare in partita. Crema prende immediatamente le distanze prendendo 8 punti di vantaggio sull'1-9, punteggio non cambia, la distanza si consolida con le ospiti che al secondo timeout tecnico conducono per ben 7-16. Enercom chiude il set sul 14-25 portando a casa la vittoria per 3-1 e aggiudicandosi l'intera posta in palio. Prossimo impegno per le ragazze di coach Taramelli, il 3 novembre alle 21, la Promo Ball affronterà la prima gara fuori casa della stagione in casa della AFA De Giorgi al palazzetto di via Silvio Pellico a Villanuova sul Clisi in provincia di Brescia.